E bella a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video. Ragazzi, non so se avete visto bene il titolo e la miniatura, ma a quanto pare è tornato su Fortnite uno dei fucili più belli di sempre. Per chi ragazzi mi seguiva proprio ai tempi, quindi vi parlo proprio dei primi anni di Fortnite, sapete benissimo che io amavo alla follia un fucile in particolare. E quel fucile ragazzi è il caccia, quindi il mio cecchino preferito. Che peraltro all'epoca c'era anche il fast pick, che era tipo una roba tipo super fortissima. Poi l'hanno tolto, ma comunque è rimasto un fucile troppo troppo forte e divertentissimo da utilizzare, soprattutto per fare i trick shot e i no scope. Quindi ovviamente l'obiettivo di oggi ragazzi sarà quello di andare a trovare il caccia e portarcelo fino in endgame e cercare di fare comunque dei danni e delle kill con il caccia in onore dei vecchi tempi. Quindi ragazzi mi raccomando, prima di cominciare con il video lasciate subito un bel pollice in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e vi ricordo che mi trovate tutti i giorni dalle ore 17 in poi in live sul mio canale Viola. Quindi ragazzi vi aspetto anche solo per un saluto. Ma detto ciò ragazzi, ora non perdiamoci in chiacchiere e passiamo al gameplay. Una buona visione. Ok ragazzi, eccoci qua finalmente in partita. Io direi di andare subito a uno dei primi land. In questo caso direi Canyon Condominiale, che è un bello spot pieno di case, pieno di drop. Spacco tutto, vi giuro. Cioè, voglio il caccia. Abbiamo anche una cassa. Ok. Player eliminato con tranquillità. Comunque ultimamente ragazzi, tipo anche questo tattico l'hanno tipo buffato tantissimo. Fa comunque un danno veramente porco. Vabbè, lo striker ovviamente, cioè, l'hanno reso ancora più forte. Infatti sono contenta perché sinceramente mi ero un po' rotta del tamburo. Era troppo forte, cioè, troppo. Anche se comunque è ancora forte, però vabbè, dettagli. Cosa? La fl... La flint lo... No, raga, ma che state dicendo? Raga... Ma a me aveva detto del caccia, non della flint. Ma che mi rappresenta sta cosa? Ma da quando? Da quando? Da quando? No, raga, potrei impazzire. Ma stai scherzando? Ok, boh, io più vedo sta season, ragazzi, più mi sembra che stanno avendo il cosplay di... Vabbè, non posso dirlo. Cioè, vi giuro, sembra fatta apposta. Mettono sempre robe che... Boh, di guerra. Cioè, non commento. Vabbè, comunque. Volevo colpirlo con la flint lock in volo, ma purtroppo ho missato, ma perché è normale. Ci sta. Io capisco che volevi farmi tipo... gli assalti quelli da dietro, però fino a una certa, fra. La mia pazienza ha un limite. Facciamoci questo. No, raga, la fin troppo bella. E con tutto ciò ancora io non ho... Non ho ancora visto l'arma del... Cioè, il motivo per cui sto facendo questo video. Che è il caccia. Addossa sto caccia. Mi hanno trollato palese, ragazzi. Arrivo, zio. No, non l'hai fatto veramente. No, l'hai fatto veramente. Cioè, hai veramente seduto sul carro armato. Ma stai scherzando. Vediamo se c'è una UG qua. Spostiamo un attimo sto carro armato fastidioso. Prendiamo una UG. Allora esiste veramente. Quindi non mi hanno trollata. Non sono stata trollata. Ragazzi, c'è un troll. Cioè, mezz'ora che giro perché non ho trovato il caccia. Ho trovato solamente la flintlock, che non era neanche programmata, perché neanche lo sapevo. Cioè, non è possibile. Non è possibile.
Vi giuro, non è possibile. Cioè, sapevo... Mi hanno detto del caccia, ma... Non sapevo della Flintlock. In realtà non sapevo neanche del caccia. Era solamente una voce che mi è arrivata, nient'altro. Quanto è bella la fritola, quanto è bello il caccia, raga, quanto è bello tutto, cioè, ma di che stiamo parlando? Un bel headshot! Un bel headshot, ragazzi, col caccia! E che fa? Non ve lo faccio? È certo che ve lo faccio! Dico, secondo me probabilmente l'hanno fatto solo per le no build delle pubbliche, perché... In genere questi test li fanno prima nelle pubbliche, poi forse nell'arena. Beh, è appunto un forza. Guarda che combo! Pam di caccia! Pam del Flintlock! Pam del SMG! Si vola così! Si vola così! Così vi voglio! E li carichi! Ok? Non so se riusciamo a vincere anche il game, ragazzi. Sarebbe veramente top se ci riuscissi. O forse erano i bot. Di nuovo! Flintlock! Anzi, no! Ah, c'è pure oro! Vabbè, raga, questo avevo il loadout di Dio. Comunque, caccia, Flintlock SMG, ragazzi. Immaginate se avessi fatto tipo... Se portassi il pompa. Tipo il pompa quello nuovo con un colpo. Caccia, Flintlock, colpo di pompa. Minchia, raga, spacca di brutto, eh. Mo, dove saranno gli altri? Vabbè, uno è camperato in quella casa. E fino qua lo sappiamo tutti quanti. Non è che posso andare in giro per la città così a caso. Vorrei capire dove stanno gli altri. Ah, cioè, raga, assurdo. Non si vedono proprio. Sono nascosti come dei ratti. Come dei ratti. Ma dove cacchio stanno? Fai ancora il cattivo? Caccia in mano. Volevo provare a fare uno scopo, ragazzi, ma li vedevo un po' troppo cattivi. Quindi ho detto, facciamo che lo finisco di SMG e let's go. Raga, headshot sul cavaliere nero col caccia. Colpettino di Flintlock. Muah! E si vola con una bellissima vittoria reale. Non troppe kill, ma quasi 3000 danni. Ma l'importante, ragazzi, è che abbiamo constatato insieme che effettivamente è tornato il caccia. E a quanto pare... Così per magia anche la Flintlock, che manco lo sapevo. GG ragazzi, GG. Bella partitozza, dai, bella partitozza. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Alla fine è successo veramente l'impensabile, perché non era completamente... Non era neanche minimamente programmato il fatto che noi potessimo trovare la Flintlock, perché non avevo idea, non lo sapevo. E pensavo che il caccia in realtà fosse una trollata. Invece finalmente l'hanno realmente rimesso e sono super super contenta. Fatemi sapere ovviamente ragazzi nei commenti se anche voi siete contenti di ritorno di queste due armi, che a parer mio sono divertentissime e sono anche fortissime. Detto ciò ragazzi, se ancora non l'avete fatto, vi raccomando, lasciate un pollice a questo video, iscrivetevi al canale. Noi ovviamente ragazzi ci rivecchiamo in un prossimo video. Dalla vostra Cronatomis è tutto, bella a tutti ragazzi.